Stasera sono sola alla console, il tecnico ha la bronchite, il sostituto ha telefonato che non può venire perché la moglie ha le doglie. Il direttore ha fatto una gran scenata contro questi pappamolla che non hanno voglia di fare niente, ma si è ben guardato dal dirlo a loro, perché sa che i tecnici sono rari, costano cari e sono difficili da sostituire, mentre i giornalisti se ne trovano quanti se ne vogliono. E la sera la console è spesso sguarnita. La trasmissione notturna si chiama Dialoghi semiseri con gli ascoltatori. Così è segnata sul palinsesto settimanale. L'ascoltatore telefona e con l'aiuto del professor Baldi, che se ne sta comodamente seduto a casa propria, ascoltiamo, commentiamo, rispondiamo a queste voci angosciate che chiamano Italia Viva, Radio Italia Viva. Solo qualcuno sa ridere, i più chiamano per disperazione e tendono a rovesciarci addosso i loro carichi di angoscia da solitudine. Di semiserio c'è ben poco. Mia moglie se n'è andata e io non riesco più a dormire, dice un ascoltatore dalla voce chioccia. Non ci ha detto come si chiama. Giovanni, mi chiamo Giovanni, ho provato a bere della grappa, ho provato a fare il bagno caldo, ho provato a camminare su e giù per la stanza, ho provato a fare ginnastica, ma non c'è niente da fare, il sonno non viene. E come mai se n'è andata sua moglie? Non lo so, è questo il guaio, non lo so, una sera è uscita e non è più tornata. Poi mi ha mandato a dire da una sua cugina che rivoleva i suoi pigiami. Non i quadri, i vestiti, badi bene, quel po' di gioielli che aveva, no. Solo i pigiami, come a dire, io con te non ci dormo più. Mio caro Giovanni, sento la voce del professor Baldi che si inserisce, ma subito diventa rauca, sorda, che sta succedendo? Provo a tirare su la leva del volume, ma sento uno scoppiettio. Ancora una volta maledico questo materiale di Radio Italia Viva che è stato comprato di seconda mano dalla RAI e si vede, si sente. Se n'è andata senza dire né ai né bai. Dovrà pur darmi una spiegazione, no? Gliel'ho mandato a dire da sua cugina e lo sa cosa mi ha fatto rispondere lei? Prima mandami i suoi pigiami e poi parliamo. Lei che dice tornerà? Ma lei si è chiesto il vero motivo della fuga di sua moglie? Sono riuscita a schiarire la voce di Baldi, ma non riesco a togliere il fondo metallico. Nessun motivo, professore, gliel'ho detto. Mia moglie se n'è andata e ora vuole i suoi pigiami. Faccio per alzare il volume della voce di Baldi, abbassando quella dell'ascoltatore, ma sento che il professore si appresta a tossire. Alzo il sottofondo musicale per coprire le esplosioni nel microfono, cerco di far parlare ancora l'ascoltatore, ma questo come un mulo si impunta sulla storia dei pigiami e non riesce a dire altro. Il professor Baldi, intanto, dopo due colpi di tosse squassanti, torna a parlare con la sua voce piana dentro la cornetta. Caro Giovanni, lei deve chiedersi in tutta coscienza se non c'è una parte di responsabilità da parte sua. Tolgo del tutto la musica, schiarisco per quanto possibile la voce del professore, col rischio di deformare quella dell'ascoltatore, tengo due dita sul miscelatore cercando di non scompensare troppo il livello dei suoni. Io da voi volevo sapere, da lei, professor Baldi, che è un esperto della psiche, e dalla signora Canova, che è una giornalista sempre a contatto con i mali del mondo, se tutti i matrimoni sono destinati a logorarsi, a sfaldarsi, a rovinarsi, perché intorno a me vedo solo macerie di matrimoni. Fino a ieri pensavo, però il mio resiste, e invece mia moglie mi manda a dire da sua cugina che rivuole i pigiami, e questo sa cosa vuol dire? L'ha già detto, signor Giovanni, l'ha già detto, ma... Ho sentito male o lei ha detto il mio matrimonio? Sì, professor Baldi, ho detto il mio matrimonio, perché? È lì l'errore, caro Giovanni. Per questo sua moglie se n'è andata. Se lei avesse detto il nostro matrimonio, le cose sarebbero diverse, ma il mio matrimonio vuol dire che nella sua testa pensava mia moglie, la mia casa, la mia felicità, il mio futuro, il mio sonno, eccetera. E così è successo che il matrimonio di lui non ha coinciso col matrimonio di lei. Quella frase dimostra la sua profonda disattenzione per le ragioni di sua moglie, caro Giovanni. Giovanni, è sempre lì? Non la sento più. È rivolto a me. Deve essere caduto il cretino, me ne passi un altro. Spero che Giovanni non abbia sentito, l'audio non era del tutto staccato.
Chiudo il collegamento con l'ascoltatore svanito nel nulla, riporto su la musica di fondo e intanto chiedo al professor Baldi se vuole subito un'altra telefonata o preferisce prendersi un poco di riposo. Lo sento starnutire rumorosamente e immediatamente una voce di bambino salta su gridando «Salute!». Ma da dove è sbucata questa voce? Non mi risulta che il professor Baldi abbia figli. Deve essere un ascoltatore che si è inserito di straforo. Sento il professore che riprende a tossire. Abbasso del tutto l'audio, mettendo la musica in primo piano. Ora che ci penso, questa tosse secca e stizzosa lo accompagna sempre. Anche il tecnico deve fare miracoli per evitare che sia troppo riconoscibile nel microfono. Non ha l'aria di una persona felice il professor Baldi, nonostante sia così ben disposto a dare consigli contro l'infelicità. Di persona non l'ho mai visto, conosco solo la sua voce al telefono, schiacciata e nello stesso tempo amplificata dal mezzo meccanico. Chissà se è alto, basso, bruno, biondo. Non so niente di lui. Eppure mi sembra di conoscerlo bene perché la sua voce lo rivela, come fosse nudo al di là del filo. Un uomo pacato, gentile, pigro, si direbbe, dall'intelligenza capziosa e lenta, una buona capacità di analisi e qualche tendenza, sempre per pigrizia, al cinismo. Ma ha un chiaro ascendente sugli ascoltatori, perché lo chiamano in molti. Il suo segreto è un misto di severità provocatoria e di svagatezza materna. La cosa che più mi piace di lui è una certa risatina imprevista che ogni tanto salta fuori senza che lo voglia, come un soprassalto di bambinesca allegria, che fa a pugni con la sua abituale voce scorrevole e savia, abituata a dare consigli, a impartire lezioni, a consegnare ricette, a fare diagnosi a distanza. «Mi chiamo Gabriella», dice una voce squillante al telefono. «Quanti anni ha, cara Gabriella?» Quel chiamare tutti caro e cara mi indispone. Una volta gliel'ho anche detto, ma lui non ne ha tenuto conto. «Il guaio, mio caro professore, è che sono gelosa, ma tanto gelosa, che mi rovino la vita!» Deve essere giovane, ha una voce aspra, vigorosa. «Si ricorda quel personaggio di Pirandello che firmava col gesso le suole delle scarpe di sua moglie perché non uscisse? Ecco, io sono così, ossessionata dai dubbi, solo che non posso impedire a mio marito di uscire, ma lo controllo, lo seguo anche per strada, qualche volta lo spio. Quando rientra a casa ficco una mano nelle sue tasche, frugo nel portafogli. Una volta ci ho trovato un preservativo, capisce? E con me non li usa!» «La sua è un'ossessione, cara Rosanna. Gabriella, professore, Gabriella!» «Ah, sì, Gabriella, mi scusi. Dicevo, la gelosia è una confessione di debolezza. Lei ha paura di perdere il controllo sul suo uomo, perché quel controllo è la sola cosa che la fa sentire potente. Perdendo il controllo, perde il suo potere, ma puntare tutto sul controllo di una persona è come... per un popolo puntare tutto sulla monocultura. È destinato alle catastrofi, sarà schiavo di un mercato, uno solo, e alle prime difficoltà di vendita, di carestia. Oh, ma dove li va a trovare certi paragoni, mi chiedo io, e rido fra me dell'azzardo in cui si slancia. Chissà che faccia sta facendo questa povera Gabriella. Invece di ficcare il naso nel portafogli di suo marito, si dedichi a qualcosa che le piace. Pratichi una sua attività che non riguardi lui, lo lasci in pace e pensi ad altro. Ah, sì, sì, lo dice anche il mio confessore. Un momento di silenzio. Non è piaciuto al professor Baldi essere paragonato ad un sacerdote. E poi lo sa, la gelosia è anche un suggerimento all'amato. È come dirgli, tradiscimi. Finirà per farlo anche se non ne ha voglia, per soddisfare la sua smania poliziesca. Questo non glielo dice il suo confessore, spero.